Madonne et messeri, lieta vi sia la sera. Dopo tanto aspettare, lì è per noi tutti uno grande piacere poter tornare in una notte d'estate a narrarvi di storie antiche o, come sta per accadere, a farvi vivere un sogno. Lo racconto che venimo a novellare narra d'un frate di un piccolo borgo, testimone di un evento nefasto che turbò l'animo suo al punto tale da far tremar ogni certezza ch'avea, puranco la scelta fatta tanto tempo prima di seguitar l'Onnipotente. Già, la scelta, cosa vuol dire scegliere? Cosa significa trovarsi davanti a un bivio? E soprattutto, scegliere significa essere liberi? Ed ecco allora dunque, Madonne et messeri, questo è quello che venimo a narrare stasera. Non sempre le nostre scelte ci rendono davvero liberi. Guardate che lì ragione, nimmanco se avessi da rifare quelli porci. A me altro goccio resta prataia, donna! Ma non vedi che nimmanco le parole escono più dalla boccaccia tua? Hai ancora lo coraggio di mandar giù qualcos'altro? Tu non date pena per me. Piuttosto corpo del mio farà ancora sopportare a lungo. Ma domine Dio, frate, e ne va accade? Per fortuna che se ne sono andati. Ma di chi parlate? Sine. Pensavo non se ne sarebbero andati più. Ma, vabbè. Venite, frate Guido, accomodatevi. Ah, sì, venite, sì. Tenete un boccale dello buono Tribbiano mio. Datemi. Ditemi, e che vi turba così tanto? Levete. Ah, datemene un altro, donna Gilda. Ne ho bisogno, un vero? Sì, forza. Ah. Oh. Quello che sto per raccontarvi, lì è per certo l'evento più spaventoso che io abbia mai veduto. Io stavo a recitar gli vespri, come ogni sera, prima di coricarmi, quando sento sbattere forte lo portone e vedo una giovin donna fuggire di corsa, con un libro in mano. Io corro per raggiungerla e mi trovo innanzi a una scena a dir poco nefasta. C'erano in tutto 4 giovani donne. Un secchio! Ma che secchio? Ho detto 4! No, un secchio con il cacciò! Non fateci caso, frate! Oh. Fa sempre così, sto povero cialtrone! Ma, dicevamo... Vi dicevo, c'erano ste 4 giovani donne, tutte intorno a un fuoco, che muovevano i corpi loro in una maniera strana. Parlavano una lingua non comprensibile per le conoscenze mie. Sorelle! Eccolo! Glielo soffiato da sotto il naso, è vero? Brava, ma non se ne è accorto? Come ha fatto a non sentire? Io stava dormendo, è vero? Ma che? Quel vecchio Bacucco gli stava pregando e non sei nemmeno accorto! Beh, che aspetti? Aprilo, in vero! No? So io la sorella più vecchia tra noi e so sempre io l'avevo parlato di sto libro di cui senti parlare di tanto tempo fa dallo vecchio frate, quindi aspetta a me aprirlo per prima. Oh, Caterina, sei sempre la solita prepotente. Se non fosse mia sorella... Ma te ne inquietati! Lascia fare a Caterina, che tanto lo sai come fare. Oh. Su. Non litigate per così poco, è vero. Anzi, secondo me... dovremmo restituirlo invece che aprirlo. Agnese, lì è ora che te svegli un pochino, eh? Sempre a forte l'addosso dalla paura. E tu, Caterina, datte una mossa. Cosa dice il libro? Thank you.
posso esservi utile? Su, viva! Non avete nulla da temere. Siete voi ad avermi evocato. Chiedete, chiedete pure. Io sono colui che tutto pote realizzare. Dalle vostre passioni più sfrenate ai vostri sogni più segreti. Io so bene che s'annida nello cuore vostro. Caterina, la primogenita, colei che avrebbe voluto finire sposa con quel bel cavaliere, che invece preferì finire tra le braccia di quella giovine donzella. Ecco, io potrei fartela avere qui ora se tu volessi. Basta soltanto che me lo chiedi. E tu, Matilde, animo guerriero e scaltro, ecco, io potrei darti la libertà di maneggiare de spada come tanto desideri, piuttosto che li ricami che tanto odi. Potresti farlo davvero? Ma certamente, basta soltanto dirmi di sì, tu e tutte le sorelle tue. Ma intanto pensiamo a te. Io ben chiaro cosa tu vuoi veramente. Sei sicura? Sarei disposta a tutto pur di non tornare a quegli maledetti ricami. Sine, Sine, io accetto il mantenente. Del futuro, di tutte le cose che le sorelle tue non ti dicono per paura che tu possa diventare troppo brutta. Tanto è vero, le passioni, le opportunità e ogni curiosità che pervade il cuore tuo. Su, su, non temere. Ma io è vero, non vorria. Non dire nulla! Perché non è possibile che tu non voglia una cosa così preziosa? Pensaci, non c'è fretta. E infine tu, Margherita, a te offro di placare la tua sete di conoscenza. L'opportunità di fuggire a un matrimonio che tu non vuoi e di andare in un posto lontano. Tra montagne di libri a tua disposizione e niuno che pote dirti che la giovine donna non possa passarlo tempo a leggere ma piuttosto a partorire. Perché è questo che vuoi veramente? Beh, io in vero potria, ma... Avanti, uomini! Cercatele! Non deve un essere poi sì tanto lontane. Sì, cercatele, portatele da me e le punirò come se conviene a chi commette tali peccati. Sì, perché quei lamenti potrebbero provenire solamente da chi adora lo demonio. Ormai troppi ne ho visti bruciare per non riconoscerli. E non posso accettare questo nello borgo mio. Su, lesti, trovatele! Svelta, Margherita, non ti Sine, 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 te prego! Tutto come dicete voi, ma falli in fretta! Non voglio finire in tra le grinfie dello castellano! Lesto, ti scongiuro! Come desideri!
potrebbero esserci cenciose maledette, eh? Oh, su, guardate! Guardate dappertutto, in vero! Due! Due, che ve ne state lì belli comodi! Non sapete del nulla in merito? Non ditemi che non sapete dove si sono nascoste quelle quattro sgualdrine! E statevi certi che punirò puranco chi le nasconde! Sì, sì, siete solamente un branco dei menzogneri! Come pensate di poterle nascondere a me, eh? Come pensate di poterle nascondere a me? Maledetti, maledetti tutti! E tu? E tu che continui a guardarmi, eh? Avanti, confessa. Per certo hai avuto modo di poter vedere da questa posizione, eh? Allora, dimmelo! Prendetelo, guardi, prendetelo! E sbattetelo in una cella, senza né cibo né acqua. Così, così impara a nascondere l'evidenza. Quello che accade a chi non vuole collaborare, eh? Pensateci, sì, pensateci! Ora vado, che altre questioni urgenti mi attendono, ma sappiate che ben presto sarò di ritorno e mi aspetto di udire risposte che mi aggradano. O la punizione per voi sarà assai peggiore che finire in una lurida cella. Avanti, uomini! Torniamo in mantinetti allo castello! Oscure presenze s'aggiran dunque per lo borgo. Per certo, le quattro sorelle non si sono rese conto d'aver fatto qualcosa che va oltre quanto pote regger l'animo umano. E ben presto si troveranno a farli conti con il loro agire tanto sconsiderato. Nuovi, agghiaccianti eventi stanno per essere rivelati dallo scosso frate. Capite, donna Gilda? Tanto gli è stato lo spavento che lo cuore ancora mi bussa forte nel petto. Ma donne che danzano e parlano una lingua strana, creature de nero vestite. Beh, strani personaggi. Ma frate, ma non è che avete esagerato col Vinsanto? Ma Vinsanto? Ma Vinsanto? Ma quale Vinsanto? Per tutti gli santi dello paradiso, vi dico che lì è tutto vero. Vabbè, vabbè, là, e mi riscaldate più di tanto. E dunque, com'è andata la questione? Avete chiamato voi stesso le guardie? E dato che avevate veduto ogni cosa, no? No, ma che so bene cosa l'avrebbero fatto quei rozzi uomini al servizio dello castellano. Beh, in vero, meritavano di essere presa a schiaffi, sì, ma non di essere punite fino a tal punto. E infatti, volevo tirarle fuori dallo nascondiglio loro per dargli una bella tirata d'orecchie, ma quando stavo per andare da loro in vero, ho visto giungere uno giovine dal bell'aspetto e... Margherita! Ragazze, perdomine Dio, come vi cacciaste? Vi prego, mostratevi. Sono qui. Una di loro, Margherita, lì è l'amata mia. E a breve dovremmo addirittura sposarci. Sì, sì. Voi avrete visto per certo che si sono nascoste. Ed io voglio salvarle tutte dalle pesanti mani dello castellano. Ma soprattutto, no, non potrei mai perdonarmi se succedesse qualcosa a Margherita. Margherita, avete capito quale, no? Sì, quella dai biondi capelli, la voce suave ed uno corpore che fa cantare di giubilo puranco, sì, puranco, tutti i santi dello paradiso. Vi scongiuro, messere, aiutatemi. Madonne,
almeno voi, che avete l'anima ancor più gentile, ditemi come posso trovarle. Margherita, ragazzi, vi prego, mostrate. Ah, eccoti in vero, Lurida Squadrina, vieni! Vedrai, lo padre mio, quanto saranno felice di incontrarti! Anselmo. Padre, guardie, Anselmo. Venite! Anselmo, non puoi farmi questo, ti prego, dici di amare! Taci! Avresti dovuto accettarlo corteggiamento mio? Fin quando eri in tempo! Padre, guardie! Bene! Guardate! Non poco che avevo qui, uomini! Ben fatto, figlio mio! Messer, vi prego! Io non ho fatto nulla di male! Lasciatemi tornare alla magione mia, vi prego! Sì, ne certo! Sperisce pure! Ora pagherai! Pur anche per le sorelle tue che si sono nascoste! Meglio di te, in vero! Già, t'hanno abbandonato lo destino, eh? Ma voglio darti una scelta. Concedete a me e non ti succederà nulla, promesso. Posso, padre? Beh, in vero preferirei vederla bruciare all'istante, ma se è per lo sollazzo tuo, figlio, come? Come posso dirti no? Giammai! Sono ribrezzo, mi fate! Fatte da parte, figlio! Come ti permetti di parlare così allo figlio mio, eh? Ora verrai punita! Voglio sentire solo urla di dolore uscir dalla bocca tua, maledetta adoratrice dell'omeonio! Uomini, prendete la frusta e lo ceppo e fatela assaggiare lo cuoio, così che possa redimersi dallo peccato! Su, frustatela e fatele del male! Avevi detto che mi avresti portato via da tutto questo. Io mantengo sempre la parola mia, ma come ti dissi, per suggellarlo pazzo ho bisogno del consenso di tutte quante due. Solo con me avrete salva la vita. Ma fino ad allora, solo lo dolore è lo destino tuo. Ecco cosa accade a chi sceglie di vivere nelle tenebre del male invece che rimanere nella luce del nostro Signore. Ma pur anco voi non credete di essere senza peccato, eh? Invero, pur anco chi nasconde lo peccato, infatti, merita un castigo assai severo. E ora che avete veduto quanto accade, siete pronti per parlare? Eh? Su, rispondete! Alzate la mano! Chi vuole che lassi vivere codesta peccatrice e che facessi terminare le sofferenze sue, eh? Su, vedemo! Alzate la mano! Eh? Chi è che vuole la salvezza sua? Forza! Su, vedemo! Chi? Chi per la salvezza sua? E così secondo voi dovria risparmiarle la vita e le sofferenze? Vergognatevi tutti e pensate se un giorno insegnassero ad adorare lo demonio ai figli vostri, sì, ai vostri! Pensateci. Adesso cosa facciamo, eh? Questa è l'ultima scelta. E ricordatevi tutti che ogni scelta, ogni sana e brutta scelta ha la propria conseguenza.
Ricordatevelo tutti. Avanti, uomini. Date una ripulita a sta donna maledetta e conducetela nelle stanze dello figlio mio. E prima che lo sole sorga, sarà certamente lei stessa a chiedere d'essere giustiziata. Ricordatevelo. Funesta dunque la sorte che attende la povera Margherita. Cosa faranno ora le sorelle sue? Faranno di tutto per riportarla alla magione sana e salva? Oppure cederanno alla tentazione dello demonio? Sceglieranno la loro libertà o quella della sorella ormai spacciata? Qualunque sia la risposta, madonne et messeri, gli è pur sempre una questione di scelta. Tu sei nascosta, Matilde? Non era con te? Matilde! 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 Eccomi! Eccomi! Ma che burlate? Volete farci ammazzare tutti? Dio mio! Ora come faremo a riprendere Margherita? Dio mio! Calmati! Purtroppo per nostra sorella non c'è più nulla da fare. Caterina, ma che stai dicendo, ovvero? T'ha dato forse di volta lo capo? Sì, sono d'accordo pure anche io con Caterina. Certo, dispiace anche a me, ma non credo che potremmo già mai rivedere la sfortunata sorella nostra. Dico io, ma fate sul serio? E poi siete voi le più vecchie e sagge? Piccola Agnese, danni retta le sorelle tue. Non credo tu possa far altro per Margherita. Vedi? Te conviene chieder ciò che più t'aggrada per lo futuro tuo, sorella. Anzi, pur anco io desidero quello che m'avete detto di poter fare poco fa. Non vorrei altro che l'amato mio, con occhi solo per me. Le nuove. Saggia scelta, Silvia. Rimani solo tu, piccola Agnese. Sa che io possa farti divenir donna prima ancora che lo spesso divenirlo ti schiacci come succede ad ognuna. Io non me faccio ingannar da te, che della discordia e delle scelte sbagliate ne sei signore e padrone. Se devo rinunciare all'animo mio per qualcosa, Allora io desidero sol che tutta questa storia non fosse già mai accaduta. Rivoglio le sorelle mie. Come ti dissi, io non mi rimangio mai la parola mia. Eccoti accontentata. Tanto per me fa lo stesso. Soltanto vostra gli è stata la scelta.
E a dirlo vero, gli stavo facendo un sogno bellissimo. Oh, quanto daria perché fosse stato reale. Oh, no, mi sento come se fossi stata colpita entrando capo da un sasso enorme. Sì. Ah, ma dov'è Margherita, vero? Già. Margherita! Margherita! Eccomi, ecco. Devo essere svenuta e caduta giù per lo fosso. Sono tutta piena di graffi e lividi. Ma non capisco come possa essere successo. Tutte insieme, nello stesso tempo. Su, via. È tempo di tornare alla magione nostra prima che qualcun altro si accorga. Sì. Via. Vai. Tutto bene quel che finisce bene, per nome di Dio. Sì, ne certo. Ma vi rendete conto di quanto realmente accadde? Lì è questo lo motivo dello turbamento mio. Poté una scelta di sacrificio sì sincera, come quella della piccola Agnese, suggellare un patto con lo demonio. Perdonatemi, frate, ma la povera mente mia non riesce a capir bene quanto dite. Perché dite questo? Alla perfine, la scelta della sorella più piccola ha permesso a Margherita di tornare salva alla magione, no? Sì, quanto dite è giusto, donna Gilda, ma avete udito bene lo racconto mio? E se la verità fosse che anche quella scelta lì era un accordo con lo demonio. Ogni scelta, ogni nostra azione ha le conseguenze sue. Io infatti ora non vorrei far lo stesso errore delle giovin donne. Io, ecco, da sto scritto è uscita tutta sta maledetta storia. Ed io non voglio più trovarmi a vivere certe cose. Frate, ma... Per nome di Dio, frate, ma... Buonanotte, donna. Ma dovete, frate? Buonanotte. Aspettatemi. Dovete, frate! Frate! Dammi merenda un po'.
felice solo due cose. Tre. La gita. Avete il concetto? Prego, favorite! Qui si conclude, madonne e messeri, lo nostro racconto. Come avete veduto, avemmo voluto ragionare con voi su quello che significa scegliere, o a dirlo per lo migliore, cosa vuol dire essere liberi di scegliere. Gli ultimi tempi ci hanno spesso messo di fronte a questo interrogativo, ricordando quando chiusi nelle case nostre ci domandavamo come fosse possibile non poter scegliere per le nostre vite, o peggior ancora, se scegliere da soli ci portasse verso il baratro. La nostra risposta è che forse abbiamo bisogno tutti di un poco di leggerezza, di rispondere al male col sorriso, alla sofferenza con l'unione, allo smarrimento con la voglia di tornare a vivere, e nella speranza di tornare l'anno prossimo a novellar di storie antiche in su per la nostra via, ve giunga tosto lo saluto dell'Orione Osteria, Pedicino e Padia, i quali oggi ancora di più vogliono gridare forte: viva Valpaprica, viva la festa d'Osuri! Marco Perellini, Stefano Santioni, viva, bravi, bravi, bravi. Le quattro sorelle, Francesca Brizzi, Virginia Paparelli, Alessia Lucchini, Federica Antoniacci, felici a danzare con lo demonio. Castellano, Anselmo e i suoi uomini, Marco Lerz, Cristian Manfroni, Gabriele Lanza e Simone Rogari. Demonio e anime nere, Federico Capobianco, Luca Macoccoli, Davide Moretti, Luca Morelli, il narratore Sonia Cesarini. I testi e il coordinamento sono di Andrea Laurizzi. E un grazie speciale a chi lavora dietro le quinte: Stefano Calzola, Erika Lepri e Claudia Laurizzi. Evviva i rioni della festa d'autunno!